meravigliato ieri, diciamo, la bocciatura tout court del piano di investimenti, perché chiaramente qui si aspetta da molti anni una nuova risonanza, una risonanza che ha 20 anni. Chiaramente l'attack era adattata e stiamo mettendo, appunto, come diceva la collega, una macchina di ultima generazione, cioè medio alto gamma. Chiaramente per le esigenze di risonanza non si può escludere che quella risonanza vada fuori uso e, diciamo, anche mancanza di manutenzione possibile, perché è fuori, diciamo, catalogo, nel senso non si trovano neanche i pezzi, per cui sicuramente è motivato investire quasi 1 milione in una risonanza nuova, che non sono briciole chiaramente in quel piano di investimento. Chiaramente se il sindaco non lo vuole, diciamo, io non mi batto con la giunta per i soldi. Questi 15 milioni in meno, questi 15 milioni di E sono tagli. diventati 14, perché la risonanza aveva già stonata. C'è anche la nuova cucina, cioè il rinnovamento, la No, anche ristrutturazione. questa c'era, ma chiaramente dopo la riunione di ieri non c'è più, perché nella tabella dei 15 milioni c'erano 500 mila euro per la cucina. Il sindaco ha ringraziato negando l'offerta, per cui anche questa è cancellata. Quindi ritenete vincolante questo parere del Ma comitato? scusa, se io vado a discutere con un sindaco e gli dico quali investimenti voglio fare nella sua città, nel suo ospedale, e il sindaco mi dice che non gli interessa, cosa devo fare? Insistere? Troppi debiti per questa Ma ASL. i debiti li ho trovati, non è che li ho prodotto io. Per cui, diciamo, io penso anche che chi parla dovrebbe stare attento, diciamo, su chi spara, perché, come si dice, esistono anche boomerang.